Per quanti l'estate è sinonimo di svago, di vacanze, di mare, di montagna, per gli anziani invece è una stagione, se possibile, ancora più dura. È per loro la stagione più difficile. Il caldo è una delle grandi difficoltà per la vita degli anziani. Sudano molto, a volte non si alimentano come dovrebbero, spesso dimenticano di bere acqua con il rischio di essere disidratati. E se poi sono soli, tutto davvero si complica. Ma il loro aiuto viene Federanziani, l'associazione che su tutto il territorio nazionale assiste le persone della terza età, soprattutto d'estate. Piena estate, dunque grande caldo, ma soprattutto anziani, spesso soli, che sono davvero colpiti da questo disagio. Presidente Messina, cosa dire loro? Beh, cosa dire loro? Innanzitutto è un messaggio che va rivolto a noi che siamo più giovani, quindi è un messaggio che va ai figli, è un messaggio che va ai nonni. Non lasciate soli gli anziani quando fa troppo caldo. È importante tenere sempre aerata la stanza, soprattutto bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno. Con questi piccoli accorgimenti, come quelli di non uscire nelle ore più calde, sicuramente, anche se fa molto caldo, potremo vivere un'estate serena. Ma per tutti gli anziani dove è possibile trovare un aiuto anche in tempi brevi? Moltissimi comuni hanno già istituito dei numeri verde. Basta semplicemente tenersi a portata di mano il numero verde che il comune ha preparato per loro.